motocarriola viene spedita in un imballaggio rigido di legno, che qui lo vedete chiaramente aperto, è stato smontato, arriva un imballaggio robusto ed è chiaramente visibile se vi sono dei punti danneggiati, è chiaramente molto visibile. Anche il fondo è robusto ed è un imballaggio sicuro. Prima di mettere in moto la macchina, io l'ho già fatto, adesso ve lo mostro. Prima di mettere in moto la macchina, in dotazione avete questo contenitore nella scatola, in cui questo contenitore ci sono due contenitori di olio per trasmissioni. Allora, prima di procedere a sistemare, a mettere in moto anche solo come prova la macchina, bisogna inserire l'olio. L'olio si inserisce in questo punto qua, per cui questo si svita, e è comodissimo perché in dotazione c'è anche questo imbuto, per cui voi infilate qua, dovete inserire 2 kg d'olio. Questo è fondamentale, è la prima cosa prima di sistemare la macchina, di provarla e tirarla giù dalla scatola. Momento della ricarica. In dotazione abbiamo questo caricabatterie, che è un caricabatterie dedicato. Allora, sì, il punto di ricarica si trova sulla parte destra, sul fianco destro della macchina, è protetto, per cui si apre lo spioncino e si inserisce lo spinotto, che è uno spinotto di questo tipo. È questo qui. Dalla luce verde si passa alla luce rossa, vuol dire che sta caricando, e si accende una ventola. Da questa parte si vede che c'è la ventola nel caricatore. Bisogna prestare le attenzioni delle batterie al piombo, per cui non ricaricare magari al massimo e non scaricare completamente. Interrompiamo la carica. Si stacca lo spinotto, dopo poco la ventola si interrompe. Ecco, non accendete mai la macchina con la batteria in carica. A questo punto vediamo lo stato della nostra batteria. Quasi carica. Allora, accensione, principali comandi della macchina con le chiavi su on. Appena si gira su on, dà l'indicazione del livello di batteria. Ok. Qui in marcia avanti, marcia indietro, neutro e marcia indietro. Questo è un clacson. Questa è la leva che dà il variatore che dà velocità. Questa è la leva bassa velocità o alta velocità. Adesso la useremo carica in discesa, per cui proveremo la bassa velocità. Questo è il blocco di sicurezza, si schiaccia e si attiva. La macchina così è bloccata, non scende. Se io lascio giù, la macchina anche in discesa carica, non si muove. Questa marcia indietro, per cui a zero, tutte le volte va azzerato. Marcia avanti. Siccome in discesa il motore non ha un freno motore, però posso comunque utilizzare i freni. Bloccano. In ogni caso, se io mollo, la macchina si inchioda. A zero, sblocco.